Io da uomo, non è che sono solo magistrato, sono uomo innanzitutto, e da uomo insieme agli altri uomini che lavorano e hanno lavorato in questa indagine, ci sentiamo quasi anche di dovere delle scuse al mondo femminile che continua a subire queste vergognose ingiustizie, questi soprusi che non sono degni di un'umanità di questo millennio. Quindi volevo dire anche questo, le scuse del mondo maschile nei confronti del mondo femminile. Le indagini sono state lunghe, sono state complesse, sono iniziate addirittura nel 2017, complesse perché naturalmente comportano la necessità di entrare in meccanismi culturali, anche linguistici diversi dai nostri, bisogna comprenderli, decriptarli e poi ricostruirli attraverso anche la fatica derivante dal fatto che si ha a che fare con vicende dolorose che fanno male persino agli investigatori quando le ascoltano, quando se ne rendono conto, quando interrogano le vittime, come è stato doloroso sentire la minaccia rivolta a quel piccolo, al bambino di 5 anni dal padre in casa, minacciandolo di fargli bere 5 litri di acqua e sale per fargli scoppiare la pancia. Cioè, ecco, quando si sentono queste cose, l'indagine è difficile anche umanamente, però ancora più determinati naturalmente in questo. Ci sono alcune persone di nazionalità italiana e baresi sostanzialmente che contribuivano all'esercizio di questa attività attraverso soprattutto un supporto logistico, accompagnavano, andavano a riprendere le ragazze dai luoghi di meretricio, le riportavano a casa e così hanno, naturalmente dietro compenso, hanno riempito una fetta dell'organizzazione. Tra loro anche donne? Purtroppo sì, soprattutto le compagne, le mogli dei capi e degli altri componenti rumeni.